Tra la fine del 21 e l'autunno del 22, i partiti di massa affrontano l'urto violento del fascismo che lo Stato mostra di non sapere o di non voler fronteggiare. Sono in molti, d'altra parte, a puntare sul fascismo per difendere col vecchio ordine vecchi ideali e vecchi privilegi. In questo quadro si fa sempre più problematico nel paese il rilancio della democrazia. Novembre 1921. Il governo Bonomi punta sulla riconciliazione nazionale. Nel terzo anniversario della vittoria organizza una grande manifestazione per celebrare il Milite Ignoto. Si vuole confermare la gratitudine della patria ai caduti in guerra nel ricordo di un sacrificio che accomuna il paese. Il governo Bonomi vive fino al febbraio del 1922 nell'incapacità di affrontare e risolvere i problemi del paese. Quando infine è costretto a dimettersi, torna subito a riproporsi il nome di Giolitti. Don Sturzo, leader dei popolari, che costituiscono parte integrante di ogni possibile maggioranza, oppone ad esso un veto assoluto. Giuseppe Spataro, dirigente del Partito Popolare. Da che cosa fu dettata quella decisione che si disse indebolì ulteriormente l'autorità del governo nel paese, favorendo i fascisti? L'accusa che questo atteggiamento del Partito Popolare avrebbe favorito il fascismo non è esatta, perché fu proprio l'onorevole Giolitti, quale nel 1921 pensava di ridurre il numero dei deputati socialisti e dei deputati popolari e volle indire le elezioni. I deputati socialisti e popolari tornarono alla Camera in un numero maggiore e nello stesso tempo però attraverso le liste dei cosiddetti blocchi nazionali che Giolitti appoggiava tramite le prefetture e allora c'erano anche le sottoprefetture, attraverso queste liste dei blocchi nazionali entrarono quindi in certo qual modo per merito di Giolitti i primi 35 deputati fascisti a Montecitorio. Le posizioni dei gruppi e dei partiti sono inconciliabili. La possibilità di un governo presieduto da Giolitti cade. In questa situazione di emergenza viene chiamato a succedere a Bonomi Luigi Facta. È stato ministro, ha fama di onestà, è troppo debole per suscitare diffidenza. Il suo governo va avanti per inerzia, all'insegna della provvisorietà, mentre i principali gruppi politici sono in cerca di altre soluzioni. Intanto, l'offensiva squadrista comincia ad assumere un carattere nuovo. I fascisti organizzano concentramenti di forze, occupando a volte interi paesi e città. Tullio Benedetti, deputato del gruppo liberale giolittiano, particolarmente vicino allo stesso ex presidente Giolitti. Nel luglio del 22, lei si recò con altri deputati liberali da Facta per richiamarlo, si disse, al dovere di contrastare la violenza fascista. Come reagì il presidente? Chiedevamo che si dimettesse perché, a nostro avviso, il governo Facta era assolutamente inefficiente. Il Facta rispose dicendo: tu sei troppo giovane, tu non puoi capire certe cose, noi nutriamo fiducia che le cose si sistemeranno tranquillamente. La passività di Facta induce i deputati popolari a ritirare il loro appoggio al governo. Il 15 luglio la crisi esplode alla Camera con un clamoroso voto di sfiducia. Sarebbe ancora possibile formare un ministero con la partecipazione dei socialisti, dei popolari e di una parte dei liberali. Estremo tentativo di ristabilire la normalità costituzionale. Paolo Rossi, socialista riformista, sarà tra i dirigenti del Partito Socialista Unitario. Perché non fu costituito un governo di coalizione in quel momento?
Sarebbe stato ancora possibile cambiare il corso degli eventi. Naturalmente fare la storia a rovescio è impossibile, ma razionalmente io credo che quel governo, un governo di coalizione tra i popolari e i socialisti, con l'intervento di quello che restava dei liberali, giolittiani o d'altro, sarebbe stato certamente un governo forte e ancora capace, malgrado tutto, di impedire il corso del fascismo. Il 29 e 30 luglio, così annota Italo Balbo nel suo diario, una colonna di fuoco fascista distrugge e incendia tutte le case rosse comprese tra la provincia di Forlì e la provincia di Ravenna. I sindacati, pur indeboliti, reagiscono costituendo un raggruppamento unitario, l'Alleanza del Lavoro, che proclama uno sciopero generale per il 2 agosto a tempo indeterminato. Si propongono come obiettivo, dichiarano, la difesa delle libertà politiche e sindacali per salvare la nazione dal baratro. Sciopero legalitario, lo definisce il leader socialista Turati. I fascisti cercano di contrastare l'azione sindacale. Pongono un ultimatum al governo. Se la forza pubblica non interverrà contro gli scioperanti, si sostituiranno ad essa. All'annuncio dello sciopero, il re riconferma a Facta la sua fiducia e questi forma il suo secondo ministero di emergenza come il precedente, senza forza e senza prospettive. Onorevole Rossi, vi era ancora, secondo lei, la possibilità di fermare il fascismo con l'arma dello sciopero? A mio avviso, nell'agosto 1922, il fascismo aveva già conquistato di fatto il potere. In tutte le province i prefetti non contavano niente, i sindaci erano stati messi fuori del comune, dei municipi, e praticamente i RAS fascisti facevano assolutamente quello che volevano, con la violenza e con la intimidazione, in tutti i campi. Lo sciopero legalitario avvenne quindi tardi. Resta, se si vuole esaminare tutto l'arco del periodo 1919 fino al 1922, resta la contraddizione interna del Partito Socialista, che aveva un'ala disposta a lottare contro il fascismo con i mezzi legalitari e di aiuto allo Stato democratico, mentre un'altra ala non credeva più a questi mezzi e pensava che non ci fosse altro modo che quello di un fatto rivoluzionario. Umberto Terracini, deputato del Partito Comunista Italiano. Il grande e pressoché unanime sciopero dell'agosto del 22 poteva costituire un estremo tentativo di modificare la realtà politica del paese. Se lo sciopero cosiddetto legalitario dell'agosto 22 fosse stato impostato con chiarezza di obiettivi politici in senso socialista, se non rivoluzionario, e fosse stato condotto con risolutezza, sarebbe certamente riuscito ad arrestare la controffensiva del padronato e a dare quindi possibilità e tempo alle masse lavoratrici di riorganizzarsi. Ma ciò non avvenne perché i dirigenti confederali impostarono quello sciopero in servizio del piano politico di entrata nel governo in collaborazione coi partiti tradizionali della borghesia che la frazione riformista del Partito Socialista aveva anche fatto proprio e sosteneva. Pietro Nenni, dirigente del Partito Socialista. Quale fu il significato politico di quello sciopero? Dal punto di vista dell'astensione del lavoro, lo sciopero ebbe un successo straordinario. L'astensione del lavoro fu quasi completa, ma i centri cittadini rimasero nelle mani dello squadrismo fascista. E il terzo giorno dello sciopero, lo sciopero era virtualmente svuotato del suo significato e delle sue possibilità di sviluppo, in quanto più che mai lo squadrismo fascista era padrone della piazza. Due episodi drammatici conclusero lo sciopero a Milano e sottolinearono la durezza della nostra sconfitta. Il primo fu l'occupazione fascista di Palazzo Marino e la defenestrazione
dell'amministrazione comunale socialista in una operazione alla cui testa si pose tristemente Gabriele D'Annunzio. Il secondo fu l'invasione e la distruzione della tipografia dell'Avanti in via Settala. Noi non potemmo che cedere di fronte alla violenza e lasciammo il giornale quando le fiamme crepitavano da ogni parte. Le forze militari e le forze di pubblica sicurezza che erano state poste, si diceva, a presidio del giornale, fecero purtroppo causa comune con gli invasori. La Giustizia, giornale dei socialisti riformisti, scrive: bisogna avere il coraggio di confessarlo. Lo sciopero è stato la nostra Caporetto. Usciamo da questa prova clamorosamente battuti. Nei primi giorni di ottobre matura una nuova scissione socialista. Il gruppo dei riformisti, guidato da Turati, Treves, Modigliani e Matteotti, fonda il Partito Socialista Unitario. I massimalisti, tra cui Lazzari, Serrati e Nenni, rimangono nel Partito Socialista Italiano. Onorevole Rossi, lei è stato tra i fondatori del Partito Socialista Unitario. Quale giudizio dà di quella scissione? Se quella scissione si fosse fatta prima, un anno prima, se cioè quella parte notevole del Partito Socialista, direi la parte più consapevole, quella che faceva capo a Filippo Turati, a Claudio Treves, a Modigliani, avesse avuto il coraggio di staccarsi dalla maggioranza massimalista e di offrire la propria collaborazione allo Stato Democratico, quel movimento avrebbe avuto un senso e forse avrebbe cambiato anche il corso della storia. Effettuata, mi pare, nel tardo autunno del 1922, era un'operazione ormai inutile. Onorevole Nenni, quale fu il suo giudizio sulla nuova divisione del socialismo avvenuta un anno dopo quella del 21 da cui era nato il Partito Comunista? Se si può applicare la logica a avvenimenti di questa natura, si dovrebbe dire che semmai il processo avrebbe dovuto essere inverso ed era la scissione dell'ottobre del 1922 che avrebbe potuto trovare una qualche spiegazione logica se fatta all'inizio del 1921, quando esisteva ancora la possibilità, attraverso un'azione parlamentare, di sbarrare la via al fascismo. ...24 ottobre 1922. 40.000 fascisti si sono adunati a Napoli. Vengono da ogni parte d'Italia. Per Mussolini si tratta di esibire al paese, per la prima volta in misura così imponente, l'organizzazione militare del partito. La crisi è ormai al culmine. Giolitti, Orlando e soprattutto Salandra sono pronti a guidare una coalizione in cui al fascismo dovrebbe toccare qualche ministero. È il vecchio disegno di Giolitti. Accolto il fascismo prima nel Parlamento, si tende ora a inserirlo nel governo per smorzarne, si dice, la carica eversiva e coinvolgerlo nella difesa della legalità e dello Stato. 6 anni di governo fiacco e assente, scrive Salandra, qualche volta traditore, ci hanno ridotto a riporre la speranza della salvezza del paese in una forza armata e organizzata al di fuori dei poteri dello Stato, cioè un fenomeno profondamente anarchico, nel senso rigoroso della parola. Mentre a Roma per settimane vengono discussi i termini dell'accordo e il numero dei ministeri che saranno ceduti ai fascisti, a Napoli Mussolini comincia a credere di poter ottenere molto di più. Il suo peso parlamentare è esiguo, appena 35 deputati su 530, ma la crescente debolezza delle strutture dello Stato, cui egli dà mano con ogni mezzo, conferisce al fascismo una forza che supera di gran lunga quella della rappresentanza parlamentare. In questo quadro, con il pretesto formale di un convegno sui problemi del Mezzogiorno, Mussolini ha mobilitato lo squadrismo. Ancora una volta imbastisce un complesso gioco politico. Da qualche tempo ha abilmente sconfessato il suo anticlericalismo, si presenta come un difensore del cattolicesimo.
crede di poter così scavalcare il Partito Popolare nella ricerca di un rapporto diretto con la Chiesa. In Vaticano, dove Pio XI è succeduto pochi mesi prima a Benedetto XV, la politica della mano tesa di Mussolini trova consensi. A Napoli, il capo del fascismo, mentre da un lato ostenta la forza, rassicura dall'altro la monarchia e l'esercito che potrebbero contrastare il suo piano. Davanti a migliaia di camicie nere, come un mese prima a Udine, ripete di aver abbandonato la pregiudiziale repubblicana, ultimo residuo dell'originaria posizione sansepolcrista. Parla ancora più chiaro. O ci daranno il governo, dichiara, o lo prenderemo calando su Roma. Ormai si tratta di giorni, forse di ore. Roberto Lucifero, allora nazionalista e monarchico, diventerà dirigente del Partito Liberale. A chi spetta in primo luogo, secondo lei, la responsabilità di quel che stava accadendo? A tutta la classe dirigente. A tutta la classe dirigente che avesse responsabilità di governo di quell'epoca, e quando dico questo voglio dire che comprendo tutti i governi che si sono seguiti dalla fine della guerra fino alla crisi, i quali non hanno saputo impedire e contenere tutto il complesso di situazioni, di disordini che si erano create, e quindi ha facilitato questo stato d'animo dell'opinione pubblica, che a un certo punto dice che qui si riesca a campare. Onorevole Rossini, lei in quel momento era membro del governo FACT. Qual era l'atteggiamento del Presidente e del suo governo di fronte alla pressione ormai esplicita del fascismo sulle istituzioni dello Stato? O il governo ammetteva il fenomeno fascista come un fenomeno necessario e ineluttabile, e allora doveva offrire apertamente, costituzionalmente, la collaborazione, o riteneva che fosse un moto armato sovversivo ed allora doveva agire in modo da impedire queste violenze che erano contrarie alla legge. Siccome FACT chiedeva, ma allora cosa si deve fare? Si deve fare qualche cosa. E tu cosa faresti? Dico, io ho già fatto. Mi scusi, allude ai suoi tentativi di realizzare quella che fu chiamata una riconciliazione nazionale. Come si svolsero i fatti? La situazione del ministero FACT era fragilissima. Aldo Finzi, che era uno di coloro dei prodi che avevano volato su Vienna il 9 agosto del 18 con D'Annunzio, si rivolse allora a me per il mio ufficio di esponente dei combattenti nel primo ministero FACT perché intervenissi presso D'Annunzio per coordinare la sua azione con quella che stava svolgendo il presidente della Camera De Nicola con alcuni degli interpreti dell'estrema sinistra e dell'estrema destra per la riconciliazione nazionale. Ed allora io ebbi i primi colloqui con D'Annunzio. Li ebbi prima a Milano e poi a Gardone. In origine il progetto era di fare un raduno per il 20 settembre. Poi, dopo la caduta di D'Annunzio, si abbandonò questa idea per venire a quella molto più solenne e più importante della presenza di D'Annunzio all'altare della patria il 4 di novembre del 22 a Roma, dove avrebbe rivolto un appello agli italiani. L'appoggio di D'Annunzio, forse l'uomo più popolare d'Italia al progetto di riconciliazione, induce a credere che sia ancora possibile ripristinare un disegno politico nell'ambito democratico. Ma il 25 ottobre, durante la dunata di Napoli, Mussolini decide di anticipare la sua azione. Teme che i suoi piani possano essere sconvolti dall'iniziativa di D'Annunzio. Sceglie una data, il 28 ottobre. Il 26 ottobre, alla vigilia della marcia su Roma, mentre la mobilitazione fascista era in pieno svolgimento, in casa sua, onorevole Lucifero, si riunirono alcuni fra i principali uomini politici del tempo. Perché? Ma perché casa mia era considerata, come è stata poi tanto tempo anche la mia, una specie di campo neutro, un campo di incontro riservato e non compromettente, dato che mio padre era stato poi per 30 anni deputato con incarichi importanti, eccetera. E allora si riunivano spesso le varie personalità che non volevano farsi vedere insieme fuori. E ci fu questa riunione dopo Napoli,
in cui c'erano tutti i maggiorenti della politica italiana, c'era Nitti, c'era Orlando, mi pare che ci fosse anche Salandra, qualche altra figura meno di spicco. E certamente, per la ragione che dirò, Vincenzo Riccio. Io mi ricordo che tutti quanti ridevano, ma sono quattro ragazzi, ma non è il caso di prenderli troppo sul serio. Meno uno, l'onorevole Riccio. L'onorevole Riccio, con le mani così, lo vedo, capelli a spazzola, i baffi un po' spioventi, che faceva, ma badate che è una cosa seria, ma badate che è una cosa seria. E nessuno lo pigliava sul serio. Dopo pochi giorni è successo quello che è successo. L'atteggiamento dell'onorevole Riccio è in realtà ambiguo e la sua veste di ministro delle comunicazioni ha concesso treni speciali per trasportare gli squadristi a Napoli. È fautore di un'intesa con Mussolini. L'operazione tentata da una parte del governo e dei dirigenti liberali per coinvolgere D'Annunzio nel tentativo di coagulare un sentimento di unità nazionale fallisce. Il 25 ottobre anche D'Annunzio si ritira. Lo stesso Giolitti, l'unico uomo politico che ha prestigio per risolvere la crisi, rinuncia all'impresa. La giudica disperata. È il via alla marcia su Roma. Lando Ferretti fece parte col grado di aiutante maggiore della colonna toscana comandata dal marchese Perrone Compagni che nella notte del 27-28 ottobre si avvierà verso Roma. Il 25 ottobre del 1922, alla fine della grande adunata fascista di Napoli, fu dato ordine agli ispettori di zona, ce n'era una zona per ogni regione pressappoco, di rientrare alle loro sedi di partenza coi propri uomini, ma in attesa di ordini. Era il preavviso della mobilitazione fascista per la marcia su Roma. L'avviso giunse a Pisa, e penso anche negli altri capoluoghi di provincia, alla mezzanotte del successivo 26 ottobre. E già nella prima mattina del 27, una squadra di arditi di Pisa aveva occupata di sorpresa la prefettura. Ma rimaneva la parte più difficile, occupare le caserme e gli altri pubblici uffici. E allora intervenne il comando del presidio militare. Ma intervenne in un modo, vorrei dire, più che cordiale e amichevole, tanto che fu fatto un accordo su queste basi. I fascisti, che ormai erano arrivati al numero di 4.000, affluendo da tutta la provincia, rimarranno chiusi nei loro accantonamenti predisposti in varie località vicine. Però la sera saranno lasciati liberi di partire. Di partire per dove? Era evidente, per Roma. Le colonne fasciste partono da Napoli e dagli altri centri per convergere sulla capitale. Mussolini è di nuovo a Milano, dove attende gli eventi. Il governo confida ancora in una soluzione costituzionale della crisi. Continuano le trattative, alle quali partecipano anche emissari di Mussolini. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, il quadriunvirato militare fascista, composto da Michele Bianchi, Italo Balbo, Emilio De Bono e Cesare De Becchi, ha fissato il programma operativo. Occupare i centri nevralgici e quindi convergere su Roma. Gli ordini sono di evitare finché possibile lo scontro con l'esercito, verso il quale, spiega Balbo, occorre manifestare sentimenti di simpatia e di rispetto. Agostino Iraci, fiduciario dei fasci per l'Umbria, ha vissuto quei giorni a Perugia, sede del quartier generale fascista. Mussolini in una lettera la chiamò un fedele della vigilia. Qual era la forza reale dei contingenti fascisti? Come erano armati? Di quali mezzi disponevano? Come numero erano fra tutti i tre concentramenti non più di 20.000 fascisti, ma disorganizzati, disobbedienti, pessimamente armati. E non avrebbero potuto rappresentare nessuna forza efficiente. Militarmente, le squadre fasciste non hanno nessuna possibilità di prevalere sull'esercito. D'altra parte, la loro forza non è tanto nelle armi, quanto negli appoggi politici ed economici di cui dispongono. Non solo una parte della classe politica e del governo, ma molte propaggini dello Stato, larghi settori dell'industria, della finanza, dell'esercito, stanno più o meno allo scoperto dietro l'impresa fascista. Il disegno di Mussolini è per ora quello di provocare, con la minaccia di una guerra civile, le dimissioni del governo Facta. Da quel momento, egli si sarebbe posto come unico possibile risolutore della crisi. Il punto cruciale dell'operazione è l'atteggiamento del re. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre,
Facta gli telegrafa le ultime notizie sulla mobilitazione fascista, ma in forma vaga e sostanzialmente ottimistica. Il re, che si trova a San Rossore, arriva a Roma il giorno dopo. Sembra deciso ad usare la forza. Scambia con Facta, che è venuto a riceverlo alla stazione ferroviaria, poche parole. La corona, dice seccamente, deve poter decidere in piena libertà, non sotto la pressione dei moschetti fascisti. Quindi si reca a Villa Savoia. Facta, poco dopo, lo raggiunge e gli presenta le dimissioni del governo. Da questo momento gli eventi si accavallano sempre più confusamente. Ai ministeri degli interni e della guerra, dopo la mezzanotte del 27 ottobre, giungono notizie allarmanti. Si infittivano sui grandi fogli che tenevo dinanzi a me, ha scritto il capo di gabinetto del ministro Taddei, i nomi delle prefetture occupate, le indicazioni degli uffici telegrafici invasi, dei treni che i fascisti requisivano e che si avviavano verso la capitale. Facta, prima di trasferirsi al Viminale, pare sia andato nuovamente dal re, che gli avrebbe confermato la necessità di preparare un decreto per lo stato d'assedio. Al Viminale, poco prima che si riunisca il Consiglio dei Ministri, Facta ha anche dei colloqui con alcuni capi nazionalisti. Ecco la testimonianza del segretario dell'Associazione Nazionalista, Umberto Guglielmotti. Eravamo con i ferri scaldati, eravamo al punto cruciale. Io alle 7 ero già all'Associazione Nazionalista per assolvere al mio compito, quando seppi che Forges d'Avanzati e Federzoni erano al Viminale per un colloquio con l'onorevole Facta, presidente del Consiglio dimissionario. Allora io mi precipitai al Viminale, seppi subito dalla viva voce dei due interlocutori che quel colloquio era stato molto vivace e qualche volta assai aspro, in quanto Facta forse credeva di trovare nei nazionalisti quel residuo, diciamo così, di legalitarismo che avrebbe potuto staccarli dall'azione fascista e non dico approvare, ma perlomeno tollerare la resistenza eventuale del governo all'azione diretta delle squadre fasciste. Ebbe una grande delusione, perché sia Forges che Federzoni gli dissero che i nazionalisti erano allineati con i fascisti e che comunque una resistenza avrebbe generato la guerra civile. In quel momento, mentre i ministri erano radunati da una parte, al telefono, in una sala vicino, Forges e Federzoni chiesero la comunicazione con Perugia, che era la sede del comando delle squadre fasciste, e con Milano, Popolo d'Italia, dove ancora si trovava Mussolini. Potrà sembrare curioso che al Viminale, mentre in una sala il Consiglio dei Ministri stava decretando lo stato d'assedio contro i fascisti, in un'altra sala, in una sala vicina, si stabilissero i primi contatti tra i comandi fascisti e il governo centrale, contatti che dovevano essere l'origine, la nascita, l'atto di nascita, diciamo così, del nuovo regime. Alcuni dirigenti nazionalisti si dichiarano contrari alla resistenza al fascismo. Altri sono favorevoli al decreto di stato d'assedio che il Consiglio dei Ministri sta per approvare. Lei, senatore Rossini, partecipò a quel Consiglio dei Ministri. Quali furono le decisioni? Il Consiglio dei Ministri partì dalla certezza che il sovrano avrebbe senz'altro approvato lo stato d'assedio con riferimento a quello che il ministro della guerra Soleri aveva detto, che il re gli aveva annunciato alla firma reale del lunedì 23 di ottobre. Il manifesto che preparammo noi, Soleri, il mio capo della segreteria, onorevole Pelanda, ora defunto, e l'onorevole Bevione, che non era membro del governo, ma aveva avuto un'importanza grandissima in quei giorni come collegamento tra i vari ministri, era stato il sottosegretario di Bonomi alla presidenza del Consiglio, fu trovato dal Consiglio dei Ministri eccessivo, cioè troppo aspro, e sostituito con questo più blando. Intanto Raffaele Paolucci, medaglia d'oro, capo dei nazionalisti delle camicie azzurre, si chiamavano, di Roma, aveva disposto per i cavalli di Frisia. Il Consiglio dei Ministri aveva avuto la visita del generale Cittadini, aiutante di campo del re, che aveva approvato tutto quello che si stava facendo. Qui è il punto, cioè il presidente del Consiglio Facta,
ha preso la deliberazione per lo stato d'assedio per portare al re e ha detto vado e torno. Che cosa sia accaduto? Allora questo è il grande quesito. Alle 8:30 del 28 ottobre il manifesto per lo stato d'assedio è sui muri di Roma. Quando alle 9 Facta si reca dal re per la firma del decreto è tranquillo, nutre ancora fiducia. Ma c'è un colpo di scena. Il re rifiuta di firmare. La spiegazione che abbiamo dato Soleri, ministro della guerra, Taddei, ministro per l'interno, l'ambasciatore Sforza, che lo ha saputo da Taddei, l'onorevole Bevione, che era presente quando abbiamo stilato quell'ordine del giorno, il capo della mia segreteria, che ha steso materialmente il manifesto per lo stato d'assedio, è questa, inesorabilmente ferma, che Facta portò il decreto al re, mentre al Ministero della Guerra si stavano raccogliendo le notizie dai corpi d'armata e dalle divisioni coi telefoni militari per sapere che cosa fosse accaduto. C'erano stati, mi pare, 8 morti a Cremona, qualche morto a Bologna, insomma le perdite erano lievissime in confronto alla gravità dell'avvenimento. Il re, udite queste notizie, disse a Facta, a nostro avviso, torni tra 2 ore, sentiamo altre notizie e vediamo se dobbiamo dare corso. Intanto io firmo, quindi a nostro avviso il re ha firmato, però non ha riconsegnato il decreto. Onorevole Guglielmotti, qual è la sua versione? Facta rimase molto interdetto da questa risposta che veniva a capovolgere tutti i progetti del governo e si precipitò un'altra volta al Viminale a dire che il re non aveva firmato, ma lì ebbe la conferma che il decreto di stato d'assedio aveva già esecuzione, vale a dire che erano stati già diramati gli ordini ai comandi di corpo d'armata e ai prefetti per l'esecuzione del decreto di stato d'assedio, questo prima che fosse avvenuta formalmente la firma sovrana. Allora il povero Facta si riprecipitò un'altra volta al Quirinale e disse ormai ci siamo, ormai è un fatto compiuto il decreto di stato d'assedio, ma questo irritò maggiormente il sovrano perché si vide scavalcato e vide che insomma la sua firma sarebbe stata soltanto una formalità a quella che era una volontà già decisa dal governo e ribadì recisamente la sua negativa allo stato d'assedio. Onorevole Lucifero, Dello Sbarba, ministro del governo Facta, le parlò del rifiuto del re motivandolo in altro modo. L'onorevole Dello Sbarba me ne ha parlato molti anni dopo. E non mi disse che c'erano state grandi titubanze nel sovrano. Mi disse che c'erano state grandi titubanze nel Consiglio dei Ministri. Perché mentre nel Consiglio dei Ministri c'erano alcuni ministri che già da tempo avrebbero voluto procedere con una certa energia, c'era di fronte a questi un altro gruppo di ministri che tirava nell'altro senso, cioè in quello di rimandare, di temporeggiare, di aspettare, Dio solo sa che. Emilio Lussu, deputato del Partito Sardo d'Azione. In quel periodo la situazione è questa. L'immensa maggioranza della borghesia attorno alla corona creava la soluzione della situazione di fronte alla minoranza dell'opposizione. Ma questa maggioranza che risultava dall'accordo della borghesia con la monarchia ne poteva solo produrre un potere autoritario. E la marcia su Roma non è stata affatto un colpo di Stato fascista, è stato un colpo di Stato monarchico, nel senso che il re si è rifiutato di firmare lo Stato d'assedio, che tuttavia rappresentava una certa forza di resistenza
legale al fascismo. È allora che Salandra, leader della destra liberale ed ex presidente del Consiglio, dopo aver avuto contatti anche con Mussolini, inizia una serie di colloqui con vari uomini politici per formare il nuovo governo. Facta, dimissionario, sembra fuori gioco. La sua indecisione e le sue manovre hanno reso praticamente impossibile un intervento in extremis di Giolitti. Senatore Rossini, come reagì Facta in quella situazione? Il presidente del Consiglio Facta non aveva certo l'animo del pilota della nave dello Stato in una tempesta di sangue. Era l'uomo più mite che ci fosse e non aspirava senza dubbio a ripetere la tragedia di Bava Beccaris a Milano nel 1898. Quindi certamente non gli parve vero di trovare una soluzione che gli evitasse questa grave responsabilità. Io do la spiegazione più semplice, direi provincialesca delle cose, ma è anche la più umana. Federzoni, dal telefono del Viminale, io ero a mezzo metro di distanza da lui, per sua preghiera, ma se anche non mi avesse pregato l'avrei fatto, perché era il mio dovere di membro del governo di controllare che cosa diceva, ha telefonato a Mussolini e ha ripetuto, guarda che il re ha detto che di fronte alla violenza e all'insurrezione piuttosto se ne va via, ma che il governo non deve cedere. Quindi c'è la soluzione Salandra, noi siamo tutti d'accordo, tu accetti di entrare. E lui allora ha preso tempo Mussolini, adesso vedo, parlo, consulto, sento. Quindi siamo stati 2 o 3 ore con la convinzione che sarebbe stato dato l'incarico a Salandra. La Stefani è uscita ufficialmente con la notizia dell'incarico a Salandra. I giornali hanno pubblicato che Salandra aveva avuto l'incarico. Dottor Pini, è vero che non tutti i fascisti erano d'accordo per portare a fondo la prova di forza, la cosiddetta marcia su Roma? No, certamente. È esatto che Dino Grandi era a Roma già da alcuni giorni per insistere sulla formazione di un governo di coalizione d'accordo con il capo dei nazionalisti Federzoni? È vero infine che il 28 di pomeriggio ci furono contatti con Salandra per avere 4 ministeri, tra cui quello degli interni per Mussolini? Sì. La realtà è un po' diversa da quella che la domanda imposta, nel senso che non solo Grandi fece questo tentativo, molto più di lui e più autorevolmente di lui fu Federzoni, fu Costanzo Ciano. Allora, Grandi, che aveva avuto l'incarico, in base agli ordini predisposti per la marcia su Roma, di fare da capo di Stato Maggiore dei Triumviri a Perugia non andò mai. Stette a Roma e lavorò a questo traffico con telefonate a Mussolini, che stava a Milano, per vedere di indurlo ad accettare una soluzione che sarebbe stata una soluzione minima. Grandi al certo momento si sentì rispondere da Mussolini, un grande Federzoni, come dico, e gli altri, Acerbo c'era anche, che no, assolutamente, che lui sarebbe venuto a Roma quando il re lo avesse chiamato a presiedere il governo. La prova di forza tra Mussolini e i fautori di un governo di coalizione presieduto da Salandra è al punto cruciale. Respinta l'idea di affrontare le minacciose ma deboli colonne fasciste dirette a Roma, si lascia che Mussolini diventi arbitro della situazione. Sul governo e sul fascismo premono ora esplicitamente quelle forze che sono per una soluzione conservatrice della crisi e che fanno leva su un presunto stato di necessità. Il loro appoggio a Mussolini e alla sua affermazione in questo momento è rilevante. Alle 10 del mattino del 29 ottobre Salandra rinuncia all'incarico. Il re convoca il quadrunviro fascista De Vecchi e lo incarica di chiamare a Roma Mussolini perché formi il nuovo governo. Mussolini pretende un invito ufficiale. Il generale Cittadini, aiutante di campo del re, gli spedisce subito un telegramma. La sera del 29, in vagone letto, Mussolini parte per Roma. Mi telefonarono da Roma, ero verso le 11:30, poi verso le 2. Io risposi che non c'era mio marito, a casa non c'era. E allora dissero così che era una persona molto importante che voleva parlare, come si dice, non c'è, è di fuori. Dice, potete dire, dice, e casa se vuoi anche telefono. L'ultima volta. Allora io cercavo mio marito, non so. Lo trovai, poi dice, sì, lascia stare Rachele, perché ho già fatto tutto io, ho già parlato con le persone che mi cercavano. E quello era il re che faceva cercare Mussolini perché fosse andato a Roma.
mio marito venne a casa e mi disse: guarda, prepara la valigia perché dopo doveva partire. Signora, è vero che suo marito, partendo, la invitò ad adoperarsi perché non fosse bruciato il Corriere della Sera e che disse che ci si doveva astenere da simili violenze? Lo conferma, se lo ricorda? Lo conferma e lo posso dire perché io mi sono interessata dalla faccenda, perché mio marito, quando partì per Roma, prima di partire mi disse: guarda Rachele, che il giornale, il Corriere della Sera, lo vogliono bruciare e ci sono dei scalmanati che possono fare qualche cosa. Se ti telefono te o che cercano me, perché devi dire che non la facciano assolutamente, perché il Corriere della Sera non deve essere toccato. Mussolini arriva a Roma nella mattinata del 30 ottobre. La città è già colma di squadre fasciste che aspettano il loro capo. Questi si reca subito dal re. Il monarca gli affida l'incarico di formare il nuovo governo. Le pressioni esercitate dal fascismo hanno sortito l'effetto che Mussolini cercava, la resa alle sue condizioni. La marcia su Roma si risolve in una parata per le strade della capitale. Giovan Battista Migliori, dirigente del Partito Popolare. Più tardi, avendo assistito in compagnia di De Gasperi alla sfilata verso Piazza Venezia, vidi con una vera sofferenza di vecchio soldato il generale Cappello, che non aveva il berretto. Era in camicia nera, con la fascia che indicava il gran cordone dell'Ordine di Savoia, e il camposantino, come si chiamava, il distintivo di generale d'armata trasferito sulla camicia nera, cosa che dal punto di vista regolamentare e militare poteva sembrare una bestemmia. Umberto Terracini, nei giorni della marcia su Roma, faceva parte del direttorio del Partito Comunista. In quel momento io ebbi una particolare e poco invidiabile responsabilità, poiché la maggior parte dei componenti della direzione del Partito Comunista si era allontanata dall'Italia per andare a Mosca al quarto congresso della Internazionale Comunista. Devo dire che né io né gli altri compagni che collaboravano con me al centro del partito ebbimo la sensazione, o ci formammo l'idea, che la marcia su Roma rappresentasse una svolta radicale nella politica della grande borghesia capitalistica del nostro paese. E in ciò, d'altronde, fummo subito confortati, constatando come Mussolini, procedendo alla formazione del suo primo governo, vi mise rapidamente e facilmente uomini del Partito Popolare, uomini del nazionalismo, dei giolittiani, dei salandriani o salandrini, come meglio si voglia dire, dei democratici sociali, il cui rappresentante più importante era l'onorevole Di Cesaro. Si trattava quindi di un ministero di coalizione schiettamente borghese, nel quale Mussolini, è ben noto, tentò anzi perfino di introdurre un rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro, che avrebbe dovuto essere l'onorevole Baldesi. E solo per la opposizione del re, questa alleanza strana verso l'ala di destra del Partito Socialista non poté realizzarsi. Evidentemente in quel momento non era ancora prevedibile l'ulteriore sviluppo del processo di radicalizzazione autoritaria della nostra società italiana, ed è per questo che in quel momento una valutazione di questo genere aveva le sue giustificazioni. La situazione è paradossale. Il fascismo, che si vanta di aver preso il potere attraverso una rivoluzione, si presenta ora come il garante dell'ordine e della legge, insieme con i rappresentanti della vecchia classe dirigente. Quali furono, senatore Spataro, i motivi politici che spinsero i popolari a partecipare al primo governo Mussolini? Bisogna necessariamente rifarsi all'ottobre 1922. Mussolini venne non alla testa
dei fascisti, ma venne in vagone letto a Roma e convocò alcuni deputati liberali popolari dichiarando che era sua intenzione di formare un governo di coalizione di partiti e dichiarò che si impegnava immediatamente non solo a far ripartire le squadre armate che erano a Roma, ma a ripristinare la libertà, il rispetto delle leggi nel nostro paese e quindi assicurando una vita nella piena legalità democratica. I pochi deputati che furono presenti furono influenzati dall'onorevole Cavazzoni, ma più che parlare di un'ala destra conservatrice bisogna ricordare l'azione personale che svolse in quella circostanza l'onorevole Cavazzoni, il quale era segretario del gruppo dei deputati, e sostenne che i popolari non potevano assumersi la responsabilità di fronte a queste assicurazioni di Mussolini di voler ristabilire l'ordine nel paese, di passare ad una posizione di opposizione al fascismo, tanto più che i voti dei popolari erano necessari per un voto di fiducia, perché il governo Mussolini potesse contare su una certa maggioranza in Parlamento. La direzione del partito successivamente, la sera del 31, votò un ordine del giorno di attesa, non condannò né approvò l'operato di Cavazzoni. Giovanni Gronchi, esponente del Partito Popolare, partecipò a quel governo come sottosegretario all'industria. Naturalmente fu una collaborazione decisa sotto l'impeto degli avvenimenti e senza avere il tempo di esaminare più dettagliatamente quale si sarebbe potuto prevedere il volto del fascismo in quei primi giorni. Balzò ai nostri occhi il fatto, dico ai nostri perché partecipai anch'io sebbene fossi estremamente esitante, balzò ai nostri occhi la situazione del fascismo che per avere scelto la violenza come arma di prevalenza sugli altri partiti avrebbe rapidamente annientato i partiti stessi, forse si sarebbe avuto allora quello che avvenne dopo il famoso discorso del 3 gennaio. E da allora credemmo che si potesse fare credito a Mussolini di questa sua intenzione di legalizzare, almeno entro i limiti del possibile, l'azione fascista. Un governo di coalizione evidentemente presuppone una minore libertà del Presidente del Consiglio, anche quando questo Presidente si chiama Mussolini, e quindi dette credito l'aspirare ad una coalizione, dette credito a questa volontà di richiamare nella legalità il fascismo, direi non più nascente, ma insomma ancora adolescente. L'equivoco è ancora quello della cosiddetta normalizzazione del fascismo. Mussolini sembra propenso a stroncare la violenza, ma nei fatti agisce per svuotare progressivamente le istituzioni democratiche e per sostituirle col suo regime. Il 16 novembre 1922 Mussolini si presenta alla Camera per ottenere un voto di fiducia. «Mi sono rifiutato di stravincere», proclama in aula, «e potevo stravincere. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Presto si hanno le prove della volontà autocratica del fascismo». Nel dicembre del 22 comincia a riunirsi il Gran Consiglio, il quale diventa una specie di supergoverno che usurpa diritti e doveri del Consiglio dei Ministri. Si arriva all'istituzione di un esercito di parte, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Mussolini si giustifica sostenendo che la milizia serve ad assorbire e quindi a neutralizzare il fenomeno squadrista. In realtà, con essa lo squadrismo si legittima e istituzionalizzato continua ad essere strumento efficace del fascismo. Dal punto di vista legislativo, il fascismo, che era partito da istanze rivoluzionarie, vara alcune leggi che vengono dette di corretta amministrazione e che soddisfano le attese dei gruppi conservatori. Abolisce la nominatività dei titoli, liquida il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, opera massicci licenziamenti di dipendenti dello Stato. Quella dei ferrovieri è la categoria più colpita. Accanto a queste, vengono emanate leggi avviate dai precedenti governi liberali, utilizzando in gran parte le direttive e i provvedimenti economici introdotti da Nitti e Giolitti. Arturo Carlo Jemolo, giurista cattolico di formazione liberale.
Quale indirizzo ebbero le leggi e i provvedimenti del primo governo Mussolini e in che rapporto si posero con la legislazione precedente e con la concezione dello Stato liberale? Io direi che questi primi provvedimenti non siano dei provvedimenti che annunciano quello che sarà il fascismo. Furono fatte in genere delle leggi che si potrebbero dire leggi di buona amministrazione. La realtà del fascismo era poi che invece continuavano le violenze e questi giudici, anche in apparenza, in sostanza anche ancora rispettati come giudici, si trovavano poi molte volte a dover fare dei processi con dei testimoni terrorizzati, sicché non era mai possibile colpire quelli che erano gli autori delle violenze fasciste. Quindi c'era veramente uno squilibrio tra quello che era la realtà giuridica e quella che era la realtà di fatto. A Torino, il 18 dicembre 1922, vengono uccisi due fascisti. Lo squadrismo inizia una caccia ai socialisti e ai comunisti. Incendi, bastonature e uccisioni si susseguono per 3 giorni. I fascisti cercano anche Antonio Gramsci. Ascoltiamo la testimonianza registrata di una redattrice dell'Ordine Nuovo, Pia Carena, che si trovava in casa di Gramsci per assisterne il fratello ferito in precedenza. Si precipitano come dei selvaggi nella stanza e appuntano le rivoltelle a tutti e domandano chi è Antonio Gramsci. E ho girato e ho cercato di parlare col capo e gli ho detto, dico, Antonio Gramsci non c'è. E lui mi ha risposto molto gentilmente, noi lo cercavamo Antonio Gramsci. E allora, se l'avessimo trovato, dice, vede quella pianta, c'era una finestra di Piazza Statuto, lo avremmo appeso quella pianta. Dante Maria Tuninetti, esponente fascista di Torino, diventerà segretario federale della città nel 1924. Come spiega quella strage, avvocato? Avvenuta ormai quando il fascismo era al governo e si era impegnato a rispettare la legge. Dunque, numerosi squadristi si recarono la sera alla sede del fascio ed ebbero nelle mani, da chi non lo so, ebbero nelle mani un piano che era stato preparato molto tempo prima, piano di emergenza, che non era mai stato applicato, perché la situazione della marcia su Roma era andata forse su regoli più oliati di quanto non si pensasse né si preventivasse. E allora dettero l'attuazione a questo piano di emergenza. Il piano di emergenza prevedeva l'eliminazione dei nemici più accesi, più pericolosi, e l'occupazione e la distruzione della redazione e della tipografia dell'Ordine Nuovo. Quanti siano stati veramente gli eliminati in quell'azione non è mai stato stabilito, quantomeno nessuno ha mai reso una cifra ufficiale. Io credo si tratti di una decina di persone. Mussolini deplora vivacemente l'eccidio di Torino, ma non vengono presi provvedimenti contro autori e organizzatori. Esce invece un decreto di amnistia per reati politici, commessi, dice la legge, per un fine nazionale, immediato o mediato. Il magistrato torinese archivia la pratica. Di fronte al fascismo, che nonostante le sue dispute interne vede crescere la sua forza e la sua influenza, i partiti non riescono a imporre un'azione politica alternativa. Il 12 aprile 1923 si apre a Torino il 4° congresso del Partito Popolare in un'atmosfera di tensione. Gli iscritti al Partito Popolare non sapevano spiegarsi come mai si collaborasse a Roma e si ricevesse olio di ricino in provincia, olio di ricino e bastonate. Ora è difficile convincere la base di un partito che bisogna collaborare a chi opprime in quella forma anche selvaggia e violenta. Vi era poi una ragione di principio. Non era possibile consentire, per quanto il Partito Popolare avesse, come ho già detto, in prospettiva una riforma dello Stato, consentire che la riforma fosse fatta nel senso di una rigidità autoritaria di tutti gli organismi dello Stato. Ma il periodo era così difficile che neppure Sturzo si sentì di dire che bisognava interrompere la collaborazione. Il suo ordine del giorno fu un ordine del giorno che evitò il problema politico del momento, lo accennò invece De Gasperi ed ammise una collaborazione nella speranza che la situazione si normalizzasse e che questa collaborazione fosse una delle ragioni per incoraggiare e rendere più facile la normalizzazione. Il congresso esprime una linea chiaramente antifascista. Mussolini lo giudica un grave atto di ostilità nei suoi confronti.
i deputati popolari al governo sono messi nella condizione di doverne uscire. La coalizione governativa resta basata fondamentalmente sull'appoggio dei gruppi liberali, all'interno dei quali matura tuttavia la posizione critica soprattutto di Giolitti e di Amendola. Socialisti, comunisti e repubblicani proseguono nel Parlamento e fuori di esso la loro intransigente opposizione. Danno mano al fascismo insieme fatti e stati d'animo contraddittori. Le paure borghesi e l'arditismo d'Annunziano, la nostalgia del vecchio ordine e un violento spirito eversivo. Ma attraverso continue conversioni, il fascismo ha trovato la sua logica coerente nelle alleanze e negli interessi più conservatori nella classe politica e nel paese che ne sostengono e ne condizioneranno il cammino. La monarchia, che si è fatta garante del nuovo corso politico, ne avvallerà lo sviluppo. È su queste premesse che Mussolini consoliderà prima il suo potere e costruirà poi la dittatura.